su Portofino garantisco io, parola di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, all'epoca presidente del Consiglio, giunse a Paraggi al complesso della Cervara nel tardo pomeriggio di venerdì 19 aprile 2002 per parlare del rilancio del parco di Portofino e renderlo un luogo della natura a livello internazionale, così disse Berlusconi e altrettanto confermò l'allora presidente della Regione Liguria, Sandro Biasotti, presente all'incontro. Il progetto riguardava non solo la salvaguardia del parco sotto il profilo normativo, ma anche un sistema di monitoraggio per consentire di tenere sotto controllo la vita del parco stesso. E sulla linea della valorizzazione nazionale, il Presidente del Consiglio si disse sempre convinto. Nel corso dell'incontro intervenne in qualità di giornalista e di vicepresidente dell'Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino ed ebbi modo di interloquire con il Presidente Berlusconi attraverso un simpatico siparietto di cui riporto l'audio, ritrovato dopo moltissimi anni. Tenete presente che il giorno prima, 18 aprile 2002, Berlusconi lanciò il famoso editto bulgaro contro Enzo Biagi, Santoro e Luttazzi. Non a caso, nella prima parte del mio intervento cito provocatoriamente Enzo Biagi e pure Indro Montanelli. Berlusconi però sta al gioco e il dialogo diventa divertente. Resta il fatto che le parole di Berlusconi rappresentano un monito per chi oggi non ama il Parco Nazionale di Portofino. A volte, infatti, qualcuno rischia di essere più realista del re, ma ascoltiamo questo simpatico scambio di battute. Presidente, buonasera. Sono Marco Delpino, mi trovo in una duplice veste. Sono infatti giornalista, ma anche vicepresidente dell'Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino, l'organismo fondato nel dopoguerra dal professor Ardito Desio. E siccome poi sono anche sanmargheritese, quindi sono anche un rappresentante degli abitanti. Allora ne approfitto per ricordare tre cose. Che il Monte di Portofino in questi anni è stato difeso in primo luogo dagli abitanti, in secondo luogo dalla stampa, che è sempre stata molto attenta, e in terzo luogo anche dagli ambientalisti e dall'associazione che rappresento, perché in questi anni si è battuta, in questi mesi ha cercato di portare un'opera di mediazione per sanare anche dei contrasti, degli estremismi da una parte e dall'altra. Ora noi abbiamo ascoltato con attenzione, lei è venuto in qualità di testimonial eccezionale, noi la ringraziamo. L'anno scorso abbiamo avuto come testimonial per il Monte di Portofino Enzo Biagi, quest'anno abbiamo lei, quindi è sempre un crescendo. Ecco, però noi Liguri siamo molto concreti. È un crescendo perché io porto i tacchi. Noi Liguri siamo molto concreti, quindi alle parole aspettiamo adesso di vedere i fatti, cioè i soldi, le palanche, per dirla alla Ligure. E, Presidente, so che lei ama i patti con gli italiani, allora le propongo un patto a nome dell'Associazione Internazionale Amici del Monte di Portofino. Io ho pronta una tessera onoraria in bianco a suo nome, poi lei metterà la scadenza e io spero di ritrovarmi qui con lei fra 2 anni, 3 anni, lo dirà lei, e noi potremo dire concretamente abbiamo visto anche i fatti oltre che le parole e noi le consiglieremo questa tessera onoraria. E concludo con una battuta per dire che il fatto di difendere il Monte di Portofino, oltre che un fatto di prestigio, è anche di buon auspicio. Allora, il nostro socio onorario è stato 30 anni fa Indro Montanelli, che è mancato ultra novantenne. Enzo Biagi, 82 anni, e li porta molto bene. Il professor Ardito Desio è mancato all'età di 105 anni. Quindi una volta si diceva chi beve birra campa 100 anni, oggi possiamo dire chi difende il Monte di Portofino campa 100 anni. Benissimo, grazie Presidente. Molto bene. Complimenti. Complimenti, un grazie credo da parte del Presidente della Regione a chi ha difeso il parco, alla stampa che si è battuta, agli ambientalisti. Accetto naturalmente la sfida e chi dubita, no? Invece che peste lo colga, paga una cena.
da Puni, ok? Quindi ci diamo appuntamento in questa stessa data fra, dica lei, 2 anni, 3 anni? 3 anni. Fra 3 anni, bene, benissimo, conservi la tessera, magari me ne dia una fotocopia così me la guardo quando vado in giro, qualcuno mi dice, ma lui se fa chi in milanese, perché io rimango milanese, dico, guardi, io sono abilitato perché ho la tessera. Bene, altri interventi? Volevo solo chiarire e dare una bella notizia all'amico di Portofino, la cui tessera da me sarebbe molto ambita, ma anche non onoraria, voglio dire, mi iscriverei pagando la retta, visto non anche... Non pago anch'io, non volevo che fosse gratis. Perché le risorse finanziarie a cui accennava il Presidente, noi le avevamo chieste per e vorremmo ottenerle per il 2002. E credo che il Presidente, dicendo l'anno prossimo, intendeva quest'anno. Noi come diciamo, e palanche sono importanti. No, quindi... io ho detto i giorni prossimi. Ah, ecco. Volevo arrivare allora qui con i soldi in tasca. Mi hanno detto che era più prudente non farlo, perché sennò magari dicevano, guarda, questo qui sta andando verso la frontiera. E invece i prossimi giorni volevo arrivare veramente al versamento. Invece è già tutto deciso e l'ente potrà avere... la disponibilità, la regione. Se sono alla regione e che poi li passerà all'ente per le cose, a partire credo dai prossimi 10 giorni. Bene, se non ci sono altre domande, il Presidente, come voi potete immaginare, deve preparare questa visita importantissima. È vero, non c'è niente da fare. Ecco, va bene, allora. Se vogliamo parlare, io sono qui, anzi ho una gran voglia di parlare. Bene.